giovane età di 31 anni, l'11 settembre del 1999, Don Federico Tocchini fu ordinato sacerdote nel chiostro di San Francesco, nel comune di Cagli, dall'allora vescovo Vittorio Tommassetti. Tocchini ha iniziato la sua avventura a Cagli come seminarista, poi ha trascorso 8 anni come prete nella parrocchia di Pergola, successivamente a San Lorenzo in Campo e San Vito sul Cesano per 11 anni e infine, nel 2017, la nomina a parroco delle parrocchie di Rosciano e Centinarola di Fano. Originario di Massa di Cagli e con alle spalle una carriera da cuoco, Don Federico ha deciso di organizzare un evento in occasione del suo 25esimo anniversario di ordinazione nella parrocchia di Santa Maria a Rosciano. Dopo 25 anni è un'occasione grande per ridire grazie al Signore, grazie alla Chiesa, per far memoria di una storia ed è un'occasione insieme ai confratelli, insieme al nostro vescovo, per ridire la bellezza del ministero del prete e l'importanza. E per questo 25esimo abbiamo pensato a diversi appuntamenti. Domani sera, 5 di settembre, avremo qui in parrocchia Deborah Vezzani, una cantante professionista che dopo la sua conversione si dedica all'annuncio del Vangelo attraverso proprio il canto e la musica. Gli altri appuntamenti poi saranno domenica prossima nel pomeriggio il pellegrinaggio alla Madonna dell'Acqua Nera, dove ci faremo pellegrini per invocare dal Signore attraverso l'intercessione di Maria il dono delle vocazioni al ministero ordinato, vista anche la grande mancanza di quanti rispondono alla chiamata e anche nella nostra diocesi. Pensate che la nostra diocesi non ha un seminarista e l'ultima ordinazione presbiterale è stata quella di Marco Rulli dopo 10 anni e poi seguirà la settimana di celebrazioni che comprende l'11 settembre e il culmine domenica 15 settembre quando nel pomeriggio ci sarà la celebrazione solenne presieduta dal nostro vescovo Andrea insieme ai confratelli che vorranno venire e a quanti vorranno venire a dire grazie con me per questo grande dono che proprio in questa occasione io riscopro e la gioia che il Signore mi mette nel cuore la voglio condividere con tutti. L'appuntamento culmine di questo evento è il 15 settembre alle ore 17:30 qui nella parrocchia di Santa Maria di Rosciano. Vi invito a prenderne visione dei manifestini e vi aspetto.